Bentornati a Milano Pavia News, questa è l'edizione Pavia. I titoli. Perché nessuno è intervenuto? Arcigay condanna l'immobilismo dei cittadini di fronte all'aggressione omofoba avvenuta davanti alla stazione di Pavia. Tanti episodi simili non vengono denunciati. Maxi presidio dei sindacati davanti al carcere di Pavia, sotto organico di ben 80 agenti. Solo nell'ultimo mese in 7 sono finiti all'ospedale vittime di aggressioni. Un'officina totalmente abusiva è stata scoperta in un box di Medassino a Voghera. La polizia locale è intervenuta seguendo le tracce di olio in strada, ha denunciato il gestore. Definito l'appalto, entro fine mese torneranno gli steward per vigilare sulla sicurezza della movida Pavia. In turno 6 persone al mercoledì e nei weekend, fino alle 4 di mattina. Incontro tra comune e commercianti per la riorganizzazione del mercato di Mortara. Ok, le modifiche per i lavori in piazza Silvabella non convincono però gli spostamenti nel lungo periodo. E in apertura anche oggi c'è l'aggressione omofoba avvenuta davanti alla stazione di Pavia, dove due giovani sono stati presi a male parole, poi inseguiti e minacciati da una persona che, contro cui poi i due giovani hanno sporto denuncia. È il giorno delle reazioni e in molti si chiedono perché le persone presenti lì in stazione e nei dintorni non abbiano fatto nulla. La cosa che li ha maggiormente colpiti è proprio l'indifferenza delle persone intorno a loro. Di fatto è stata un'aggressione che è durata alcuni minuti, ma intorno nessuno ha pensato di dire una parola, intervenire, solidarizzare con le vittime di un'aggressione. Sembrava quasi una dinamica di bullismo, c'è un bullo, il bersaglio e il contesto intorno che guarda senza dire niente. Non si è ancora placata la tempesta mediatica per l'aggressione omofoba subita da due ragazzi, Nicolà e Luca, a Pavia. Entrambi sono stati inseguiti, insultati e minacciati di morte da un uomo vicino alla stazione, ma hanno filmato tutto e denunciato pubblicamente l'episodio. Stanno bene perché sono ragazzi forti, spiega il presidente di Arcigay, Davide Podavini, che li ha incontrati dopo l'aggressione. Ieri sera sono venuti alla serata del giovedì di Coming Out, la nostra serata settimanale. È stato un momento molto bello perché tutta la comunità LGBT pavese li ha abbracciati e ha espresso tutta la solidarietà e l'affetto verso di loro. Sono intervenuti, ci hanno spiegato nei dettagli quello che è successo. Sono forti, sono due ragazzi che non hanno paura e per fortuna, come dire, è successo a loro, perché questi episodi accadono molto più spesso di quello che si pensi. Li abbiamo anche ringraziati perché avere la voglia di denunciare pubblicamente attraverso un video quello che è successo significa anche esporre se stessi mediaticamente, quindi è qualcosa anche di pesante da sopportare, però è importante perché come è successo a loro succedono tantissimi episodi simili che non vengono raccontati, che non escono fuori perché le persone non hanno la forza, gli strumenti, la possibilità spesso di raccontare. In città in tanti si dicono sorpresi per un episodio del genere, per molti però Pavia rimane una città accogliente. Secondo me è un segnale preoccupante perché ci sono ancora questi soggetti che circolano, che vanno ancora contro i diritti delle persone e la loro libertà, quindi è da rinchiudere, basta, penso solo questo. Non mi pare una città omofoba Pavia, però non sono la persona più indicata per rispondere. E soprattutto la persona che ha fatto l'aggressione non sembrava troppo centrata a livello psichico e psicologico e quindi non dovrebbe essere presa come un indicatore per il resto della città. Sicuramente è un brutto segnale per la città, Pavia non me l'aspettavo assolutamente, cioè città studentesca, universitaria, è a dir poco sconvolgente. Certo è che la stazione è un posto che non andrebbe frequentato. Ma io penso che si tratti comunque di un fatto isolato, insomma, come può capitare da qualsiasi parte, penso. Quindi Pavia è una città accogliente. Secondo me sì, molto. Queste quindi le reazioni dei cittadini, però del fatto sta parlando molto anche la politica. Domenica mattina ci sarà proprio davanti alla stazione un sit-in di solidarietà alle vittime. Un sit-in davanti alla stazione di Pavia per manifestare solidarietà nei confronti di Luca e Nicolas, vittime dell'attacco omofobo dell'altro giorno, e per sottolineare il problema sicurezza presente in città. Un'iniziativa organizzata dai partiti e dalle realtà civiche della coalizione di centrosinistra per domenica mattina. Per questa ragione il Partito Democratico, insieme con le altre forze di coalizione, ha deciso di fare una sit-in domenica 11
giugno alle ore 11 davanti alla stazione, proprio per manifestare la solidarietà a coloro che sono stati vittime di questo attacco omofobo stupido, oltre che deplorevole, e soprattutto per sollevare l'attenzione su un problema di sicurezza da un lato e di crescente disagio sociale a cui l'amministrazione dovrebbe dedicare più attenzione. Tanti nella sfera del centro-sinistra hanno condannato l'accaduto. Il coordinatore provinciale di Sinistra Italiana, Luca Testoni, ha inoltre evidenziato il silenzio imbarazzante dei presenti e del governo a livello politico. Il riferimento è ai profili social del premier Giorgia Meloni, del vice Matteo Salvini e del ministro alle pari opportunità Eugenia Roccella. Soltanto nelle ultime ore è arrivata la prima presa di posizione di Fratelli d'Italia con il vice capogruppo alla Camera Alfredo Antoniazzi, che ha parlato di insulti vergognosi. A livello locale parole di condanna sono arrivate, tra gli altri, dall'onorevole forzista Alessandro Cattaneo, dal sindaco Fabrizio Fracassi e dagli assessori Pietro Trivi e Barbara Longo. Come abbiamo sentito nel servizio, è inevitabile che questa vicenda si innesti in un discorso più ampio sul tema della sicurezza in città. E a proposito di sicurezza, in questo caso della sicurezza della Movida, stanno per tornare a Pavia gli steward. Toccherà anche quest'anno alla National Security Corporation la gestione del servizio steward nelle serate della Movida di Pavia. Nei giorni scorsi è stata pubblicata la determina sull'albo pretorio del comune che ufficializza l'incarico. Del resto, l'offerta della società di San Martino Sicco Mario è stata l'unica pervenuta agli uffici di Palazzo Mezza Barba entro i termini stabiliti. Il servizio costerà complessivamente 67.000 euro, cifra coperta con 40.000 euro dalla Camera di Commercio di Pavia e per la restante parte dall'amministrazione comunale del capoluogo. Un servizio fondamentale per garantire il divertimento dei più giovani e al tempo stesso il diritto a riposare dei residenti del centro storico. Il presidio degli steward partirà entro il mese di giugno, presumibilmente dal weekend della prossima settimana, e proseguirà fino a dicembre. Verranno impiegate 6 persone in totale nelle serate di mercoledì, venerdì e sabato, ovvero quelle considerate più calde dal punto di vista del divertimento. Una piccola novità riguarda gli orari. Se fino allo scorso anno il presidio era garantito dalle 10 di sera alle 3 del mattino, per quest'anno si è optato di prolungare il servizio di un'ora fino alle 4 del mattino. Oltre a Piazza della Vittoria e Piazza Duomo e le vie limitrofe, gli steward saranno presenti anche in Piazza del Lino e per tutta Strada Nuova. La prefettura ha inoltre caldeggiato corsi di formazione per gli steward al fine di garantire un servizio sempre più puntuale. Allo stesso tempo, come confermato dal comando di Viale Resistenza, proseguiranno anche i controlli programmati da parte degli agenti della polizia locale, un presidio del territorio messo a punto proprio con il prefetto all'interno del COSP, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato in Piazza Guicciardi. Cambiamo argomento, parliamo dell'avvertenza della Moreschi di Vigevano, Moreschi che smentisce i ritardi nei versamenti dei contributi dei lavoratori. L'affermazione contenuta in un comunicato divulgato in seguito alle dichiarazioni dei giorni scorsi delle segreterie provinciali e dei sindacati confederali, di cui avevamo dato conto nelle passate edizioni, in cui si denunciavano appunto ritardi nei versamenti dei contributi, in particolare del fondo pensione. Moreschi S.P.A., si legge nel comunicato, constata con amarezza, dopo le dichiarazioni lette sulla stampa locale e per le quali si riserva ogni azione nelle sedi opportune, che non ci sono le condizioni per la chiusura della procedura di licenziamento con un accordo. Si smentiscono, precisa Moreschi, le affermazioni su presunti ritardi nei versamenti contributivi. Si ricorda che la chiusura del reparto Orlatura risale all'anno 2018 e che i conseguenti 35 esuberi sono stati sempre condivisi con le rappresentanti sindacali interne e il sindacato anche in sede regionale, con la richiesta di una cassa integrazione straordinaria per la cessazione del reparto. Si sottolinea, continua Moreschi, che nessun lavoratore ha aderito al distacco proposto in altre realtà locali né al ricollocamento offerto da Regione Lombardia. Per ultimo si evidenzia che lo stabilimento di Vigevano storicamente ha sempre avuto un assenteismo pari a circa il 25%, che ha contribuito alla grave situazione di crisi precedente. L'intervento della nuova proprietà, è quanto si sostiene nel comunicato, ha salvato l'azienda riportandola all'utile e azzerando i debiti bancari. A Voghera la polizia locale ha scoperto un'officina abusiva, si trovava in un box a Medassino.
Una officina meccanica completamente abusiva, sconosciuta al fisco e alla Camera di Commercio e, di conseguenza, senza alcun contratto di smaltimento dei rifiuti tossici come gli oli esausti delle auto, proprio come quello che è stato sversato sulla strada in zona Medassino e ha condotto la polizia locale sulle tracce del meccanico fantasma. Giovedì mattina gli agenti stavano svolgendo un sopralluogo dopo la segnalazione di pericolo dovuta proprio all'olio motore sparso sulla strada. Da un controllo approfondito, spiega il comune, è emersa la presenza di un'autofficina completamente abusiva ricavata in un box auto e nell'area circostante. I locali sono stati posti sotto sequestro, mentre per il titolare è scattata una sanzione amministrativa da 15.000 euro e lo stesso è stato denunciato per assenza di autorizzazioni, iscrizione al registro della Camera di Commercio e all'albo delle imprese artigiane e anche del necessario contratto di smaltimento dei rifiuti speciali. Manifestazione oggi davanti al carcere di Pavia. Il corpo di polizia penitenziaria in quella sede è sotto organico di ben 80 agenti e ormai le aggressioni non si contano più. La cronica carenza di organico, il sovraffollamento della struttura e le continue aggressioni da parte dei detenuti. Rimane critica la situazione all'interno del carcere di Torre del Gallo a Pavia. Nella mattinata di venerdì i sindacati hanno organizzato un presidio di protesta per chiedere interventi da parte dell'amministrazione penitenziaria. Effettivamente abbiamo una carenza di circa 80 agenti, ma quello che realmente manca sono i sottufficiali. Un carcere del genere non può vivere con soltanto due ispettori. Sostanzialmente chiediamo un rinforzo soprattutto nel ruolo ruolo sottufficiali, ispettori e sovrintendenti, al fine di ottimizzare al meglio l'organizzazione del lavoro e gestire al meglio la popolazione detenuta. Noi chiediamo a gran voce che ci sia un interesse sia a livello centrale sia a livello periferico proprio per rimpiazzare queste figure che mancano, sia il ruolo agente assistenti sia il ruolo ispettori e tutto quant'altro. Anche il tema importante da affrontare, ma veramente importante, è quello delle aggressioni al personale, dei detenuti che si rendono rei di certi comportamenti, di aggressioni vere e proprie. Solo nell'ultimo mese sono state 5 le aggressioni nei confronti di agenti di polizia penitenziaria. Una situazione, spiegano i sindacati, che in parte è causata anche dalla mancanza di spazi ricreativi per i detenuti, che diventano quindi più aggressivi. Le parti sociali hanno anche chiesto un incontro alla prefetta De Carlini, perché nonostante le tante iniziative prese in passato, la situazione in carcere continua a peggiorare. No, non è cambiata, anzi è peggiorata, perché assistiamo a un depauperamento del personale, un continuo depauperamento del personale, che questo proprio va a incidere anche sulla gestione dei detenuti, anche sulla gestione della vita dei detenuti, perché i detenuti più stanno chiusi e più diventano aggressivi e quindi assistiamo alle aggressioni nei confronti del personale. Manca il ruolo degli agenti assistenti, adesso manca il ruolo pure dei sottufficiali. Il problema è anche dovuto ai detenuti che spesso e volentieri sono soggetti a queste violenze nei confronti del personale e nessuno ne prende atto. Continuano ad essere qua. Negli ultimi 2 settimane ci sono stati 7 colleghi che sono andati al pronto soccorso. Quindi noi chiediamo l'interruzione, lo stop a nuovi ingressi, a nuovi detenuti per rasserenare il clima. Noi non possiamo pensare che ci sono degli organi dello Stato, noi non possiamo pensare che sono degli uomini che lo Stato sta mettendo in campo che non sono tutelati al 100%. Queste 5 violenze in questi 5 giorni sono molto significativi per noi, significativi di tutto il disagio, di tutto il clima che c'è in questa struttura. Il Parlamento ha approvato il decreto siccità, che è quindi diventato legge. Nel frattempo Regione Lombardia ha reso noti gli ultimi dati riguardanti fiumi e laghi del nostro territorio. Pensate che nonostante tutte le abbondanti piogge mancherebbe ancora un 16% di acqua rispetto ai livelli normali. È stato approvato venerdì mattina alla Camera dei Deputati il decreto legge per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture. A favore si sono registrati 153 deputati, 73 i no e 10 gli astenuti. Assieme all'istituzione di una cabina di regia nazionale, il DL ha introdotto la figura del commissario straordinario che, assieme a una serie di poteri speciali, potrà regolare i volumi d'acqua derivanti da laghi e bacini artificiali. Il DL
DDL contiene inoltre misure legate all'uso delle acque reflue depurate a uso irriguo e per il miglioramento genetico delle piante coltivate in modo da renderle più resistenti alla siccità. Tra le soluzioni prospettate per la crisi c'è anche l'impiego di dissalatori in grado di convertire l'acqua salata in acqua dolce, una misura che però è stata bollata dalle opposizioni come folle visti gli enormi costi energetici per questa tecnologia, quando ha fatto notare il Movimento 5 Stelle sarebbe stato più utile stanziare fondi per la manutenzione degli acquedotti che hanno perdite di oltre il 40% della risorsa, un decreto che sa di negazionismo della crisi climatica, ha affermato ancora il Movimento 5 Stelle alla Camera, di avviso ovviamente opposto alla maggioranza ed il governo stesso, che assicurano che in questo modo le procedure di emergenza e di supporto alle aree in crisi saranno più snelle ed efficaci. Il decreto arriva ad ogni modo dopo un mese di piogge abbondanti che hanno riportato la situazione dei grandi laghi prealpini e le riserve idriche in generale al nord in una situazione di quasi normalità. L'incubo della siccità 2022 si è praticamente dissolto, guai ad abbassare la guardia, bisogna continuare a investire nelle nuove tecnologie in agricoltura per risparmiare acqua e nelle infrastrutture per mantenere quelle esistenti come i canali e crearne di nuove, lo ha affermato ai nostri microfoni l'assessore regionale alle risorse energetiche ed idriche Massimo Sertori, intervenuto a Casegerola per l'inaugurazione di un nuovo parco fotovoltaico. Secondo quanto riportato da Regione Lombardia, infatti oggi il deficit idrico si aggira attorno al 16% contro il 60% dello scorso anno, con il lago Maggiore pieno al 93%, quello di Como all'80%, quello di Iseo al 98% e il Garda al 75,7%. Siamo meno 16% l'anno scorso, in questo periodo eravamo meno 54%, quindi questo dà una dimensione dello stato delle cose. In un mese e mezzo abbiamo recuperato oltre 1 miliardo di metri cubi di acqua, e questo è un dato sicuramente positivo, dovuto naturalmente alle piogge, ma anche alla gestione cautelativa della risorsa idrica nella regione dei laghi, che è la regione Lombardia, dove appunto ognuno ha fatto la propria parte e siamo arrivati a un risultato che direi ci tranquillizza rispetto all'anno scorso di sicuro. Si avvicina l'inizio dei lavori in Piazza Silvabella a Mortara e il primo tassello di una più generale riorganizzazione del mercato cittadino. Se ne è parlato in un incontro tra il comune e i commercianti. Incontro tra il comune di Mortara e i rappresentanti dei commercianti per i lavori in Piazza Silvabella, il futuro del mercato cittadino del venerdì mattina. Il mercato dal 23 giugno sarà spostato temporaneamente dalla sede storica di Piazza Silvabella, dove si trovano i banchi dell'abbigliamento, alle piazze Trieste e Trento, vicino al campo sportivo, dove si trovano invece gli stalli alimentari. Tutto questo a causa dei lavori di riqualificazione di Piazza Silvabella, che sarà abbellita con aiuole e arredo urbano. Lavori che, come confermato anche nell'ultimo incontro tra le parti, incominceranno nell'ultima settimana di giugno e dovrebbero durare all'incirca un mese. Ma a tenere banco è anche cosa succederà dopo, quando Piazza Silvabella riaprirà, ma si svuoteranno al contempo le piazze Olivelli, Monsignor Dughera e Martiri della Libertà, che non ospiteranno più le bancarelle del mercato. Una soluzione che, come fa sapere il presidente dell'ASCOM di Mortara, Edoardo Rossi, non è stata ben accolta dai commercianti di vicinato, che temono complicazioni sugli affari a causa di un mercato decentrato. Ci riserviamo di valutare la situazione quando ci sarà lo spostamento definitivo, ha detto Rossi. Noi siamo a favore di un mercato in centro città. Crediamo che decentrarlo in futuro possa dare dei problemi e avere una ricaduta commerciale negativa sulla città. Una segnalazione che arriva da Vigevano, dove diversi residenti nella zona di via Valleri si sono ritrovati nei giorni scorsi delle polpette avvelenate nei loro cortili, lanciate forse con lo scopo di far del male agli animali. Allarme polpette avvelenate in via Valleri a Vigevano. Da qualche giorno infatti i residenti del quartiere sono in codice rosso. Qualcuno, questo l'allarme lanciato attraverso i social, sta tentando di avvelenare i cani che vivono nelle case del quartiere residenziale, gettando polpette avvelenate nei giardini privati. Uno dei miei cani, racconta una vigevanese, ha ingerito una polpetta di carne con all'interno veleno per topi e lumache. Per fortuna me ne sono accorta in tempo. La stessa cosa è già successa alla mia vicina. Tantissime le condivisioni e gli appelli a tutti i proprietari di cani. Qualcuno si sveglia al mattino, fa delle polpette, le avvelena e le butta nei cortili delle persone, nei quali abbiamo gli animali. Siamo un po' preoccupati. Sono preoccupato realmente. Io ho lei e un gattino che mi girano nei cortili.
E questa questione qua andrebbe risolta, non so in quale modo, ma sono preoccupato realmente. Io ho lei e un gattino che mi girano nei cortili, ma davvero, io vivo con lei, loro mi conoscono, io 24 ore al giorno vivo. Cosa fare quindi nel caso in cui ci si accorga che il nostro cane ha ingerito qualcosa di sospetto? Noi lo abbiamo chiesto al dottor Diego Alberto Lucchi, iscritto all'Ordine dei Medici Veterinari di Milano. Ma la prima cosa da fare è andare al pronto soccorso veterinario. Cioè, in pratica, una polpetta avvelenata deve essere rimossa tramite il vomito, tramite la lavanda gastrica, quello che si vuole, però entro un'ora dalla ingestione. Questa è la prima prassi da fare. Se si riesce a portare al pronto soccorso veterinario anche la bustina di quello che può avere ingerito, a meno che non sia una polpetta lanciata all'interno del giardino, che allora a questo punto non si saprà mai che polpetta è, che esca sia, meglio, perché in questa maniera si ha delle notizie per quanto riguarda la composizione del veleno, e questo è molto utile per il veterinario. Se non si sa assolutamente cosa possa essere, non avendo un'idea del contenuto dell'esca, perché potrebbe anche darsi che sia un semplice booster con attorno del prosciutto e non contenga nemmeno il veleno, per dire, è meglio andare dal veterinario entro un'ora dall'ingestione. Questo è importante, perché altrimenti passa allo stomaco, va nell'intestino, e allora a questo punto sono dolori, perché il veterinario può intervenire facendo vomitare il cane, piuttosto che fare la lavanda gastrica, che è naturalmente un'operazione molto più complessa, richiede anche dell'anestesia e quant'altro. Parliamo ancora di animali, in questo caso però quelli degli allevamenti che sono stati reinseriti dall'Unione Europea nel contesto degli impianti inquinanti. C'è una protesta degli allevatori e della Lega. Il nostro paese dovrebbe essere preso a modello e non criminalizzato. Così l'europarlamentare pavese Angelo Ciocca commenta la decisione della Commissione Ambiente del Parlamento Europeo, che ha reinserito gli allevamenti bovini nella nuova direttiva sulle emissioni industriali. Si tratta della direttiva IED, che regola i principi per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni di gas inquinanti e che però rischia di equiparare la zootecnia ai settori industriali. Gli emendamenti approvati riguardano gli allevamenti bovini da 300 unità, mentre abbassano la soglia a 200 unità per gli allevamenti di suini e pollame e a 250 per gli allevamenti misti. Le associazioni agricole italiane hanno manifestato davanti al Parlamento europeo di Bruxelles per chiedere un'inversione di rotta, spiegando che la direttiva avrebbe ricadute pesantissime per il settore. Qui ogni tanto si divertono a criminalizzare l'agricoltura, a criminalizzare il nostro Made in Italy, a promuovere le farine di insetti, a promuovere le carni sintetiche e non a complimentarsi, a ringraziare la nostra agricoltura. Fanno bene oggi gli agricoltori a protestare fuori dal Parlamento europeo contro una direttiva che li criminalizza, quando i veri criminali stanno dentro i palazzi europei. Criminali che al posto di aiutare il lavoro, al posto di aiutare il benessere alimentare, al posto di premiare il vero prodotto di qualità, preferiscono demolirlo. Probabilmente questa demolizione ha dietro dei grandi interessi economici. E allora noi vogliamo difendere l'agricoltura di prossimità, vogliamo difendere l'agricoltura di qualità, vogliamo fare in modo che quel patrimonio di maestria, di sacrifici, di grande talento del sistema agroalimentare resti sul territorio. Quindi a fianco agli agricoltori, a fianco a questa protesta, per dire all'Europa: fermati, rifletti e non farti condizionare dagli interessi economici che in questo momento spingono per portar via la nostra alimentazione, il nostro sistema agroalimentare, e per spingerci sempre di più a alimentarci a insetti e a carni sintetiche. Lavori pubblici, è iniziato un importante cantiere per quanto riguarda la collettura fognaria tra Cilavegna e Parona.
Sono partiti i lavori alle fognature in via dei Mille, a Cilavegna. La strada rimarrà chiusa fino al termine degli interventi, che riguardano il tratto compreso all'incrocio tra via Petrarca e viale dell'Artigianato e viale Industria, lungo la provinciale 192. Nessun guasto improvviso, ma interventi in programma già da tempo, per completare il collegamento della fognatura comunale di Parona al depuratore di Cilavegna. Un intervento milionario eseguito da Pavia Acque e che, da quando è partito, ormai 2 anni fa, ha dapprima riguardato il depuratore di Mortara, poi quello di Parona e infine si interverrà anche su Cilavegna. Al momento non si sa per quanto tempo si protrarrà la chiusura di Via dei Mille. Per il momento si viaggia a senso unico alternato nel tratto su cui transitano ogni giorno molte vetture e mezzi pesanti. Via dei Mille a Cilavegna porta infatti alla strada provinciale 192 e attraversa i comuni di Gravellona, Vigevano e Cassolnovo. Si tratta quindi di una strada a elevata percorrenza. L'amministrazione comunale di Cilavegna, pur non potendo quantificare la durata esatta dei lavori, spera che i disagi e la circolazione siano per poco tempo e che il traffico possa riprendere regolarmente, con il manto stradale ripristinato. È tornata la grossa capra che lunedì scorso aveva gettato scompiglio sul raccordo autostradale di Pavia. L'esemplare è ricomparso nelle scorse ore nel senso di marcia opposto rispetto all'ultima volta. Preoccupazione tra gli automobilisti, anche se fortunatamente non c'è stato nessun incidente. La capra è stata poi riportata presso l'allevamento di Torre d'Isola, da dove era scappata. La foto è tratta dal profilo Facebook L24. E a Rinarolo nel fine settimana ci sarà un torneo di calcio benefico in ricordo di figure molto importanti del calcio locale. Torna la maratona benefica del Calciotto a Rinarolo, l'evento dedicato a raccogliere fondi per l'associazione Amici del Sorriso della San Matteo di Pavia e per i malati di SLA. 100 esatti, divisi in 10 squadre, i giocatori attesi domenica al campo sportivo del paese che si sfideranno per raccogliere fondi, divertirsi e ricordare 5 figure scomparse che hanno dato la vita per il calcio locale, allenatori, dirigenti e appassionati che hanno saputo trasmettere, magari in un campetto dell'oratorio, l'amore per lo sport a generazioni di ragazzini. A loro Moreno Sacchi, Paolo Tacconi, Giuseppe Ferrari, Franco Guioli e Mirko Tarantola è stata dedicata questa giornata organizzata da Luca Chiesa, animatore della pagina Facebook dedicata al calcio provinciale Le Interviste del Pecio. Lo scopo non è solamente quello della finalità benefica, ma anche quello di ricordare 5 amici che purtroppo ci hanno lasciato, come Franco Guioli, Mirko Tarantola, Moreno Sacchi, Paolo Tacconi e Giuseppe Ferrari. Tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza, come detto prima, a Marco e agli Amici del Sorriso. È tutto, vi lascio al resto della programmazione di Milano Pavia TV. Arrivederci.